Quali sono i punti di forza di una city car? Deve essere piccola fuori, ma non troppo dentro, facile da guidare ed economica. La Seat Mia è uno dei modelli che più somiglia a questi identikit. E noi siamo qui a Barcellona, la sua città natale, dove è stata disegnata per provarla. Non ne ho mai guidata una, ma ho approfittato dell'opportunità di conoscere da vicino la Mi by Mango per vedere come va rispetto alle sorelle Volkswagen Up e Skoda Citigo, anche perché questa è una delle auto concorrenti della più venduta in Italia, la Fiat Panda. La Mi by Mango è la versione top di gamma ed è nata dalla collaborazione tra il centro design Seat e gli stilisti della casa di moda Mango, che è anch'essa spagnola. È un'auto dedicata alle donne, soprattutto a quelle tra i 25 e i 35 anni che vivono in città. Esteticamente la Mi ha un aspetto simpatico, è un piccolo concentrato delle nuove linee Seat. Quella by Mango è diversa dalle altre per alcuni dettagli, come i colori della carrozzeria, che sono soltanto due, un nero e un beige esclusivi, che riprendono le tonalità della collezione moda Mango. Sembra un dettaglio da poco, ma vista dal vivo si nota di più la differenza rispetto alle altre auto che indossano, per così dire, questo genere di colori. E poi ci sono altri elementi particolari, come i cerchi in lega a contrasto e il logo Mango su un montante, portellone, battitacco e sui poggiatesta in alcantara. Eh sì, perché qui dentro i materiali sono più pregiati rispetto alle altre Mi. A bordo il sedile di guida si può regolare in altezza, così come il volante. Purtroppo però non c'è la regolazione lombare del sedile e il piantone dello sterzo non si può regolare in profondità. Diciamo comunque che l'abitabilità anteriore, trattandosi di una city car, è molto buona, anche superiore rispetto a certe concorrenti. L'unico vero neo riguarda il finestrino lato passeggero, perché purtroppo il comando dell'alza cristalli lato guida non c'è. La Mi by Mango, essendo il top di gamma, ha una dotazione di serie completa. Ci sono il clima, la radio CD MP3, il computer di bordo e molto altro. Da donna apprezzo parecchio il gancio sul cassetto portaoggetti, dove si può sistemare la borsa o gli acquisti dopo un po' di shopping. Per essere una city car, dentro è spaziosa. La carrozzeria è squadrata e se la scegliete a 5 porte ha un'ottima facilità d'accesso per la categoria. Anche il bagagliaio è molto sfruttabile per una piccola. Va da 251 a 951 litri, versione a metano comprese, perché le bombole non tolgono spazio. In città la Mi si conferma agile grazie agli ingombri ridotti allo sterzo leggero. Quella che sto guidando è equipaggiata con il 1000 da 75 cavalli ed è abbinato al cambio manuale a 5 rapporti. Diciamo che è l'ideale per chi vuole portare la Mi fuori città. Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, fuori città la Mi si comporta bene. È stabile e silenziosa per un'auto della sua categoria, anche con i motori meno potenti. Questo 1000 da 75 cavalli invece non è disponibile su tutti gli allestimenti. Ma in ogni caso suggerisco il 1000 a benzina da 60 cavalli a chi si muove prevalentemente in città o ai neopatentati. Molto interessante anche il 1000 EcoFuel da 68 cavalli, cioè quello a metano, con cui si spende davvero poco. Stando attenti, con 3 euro si fanno anche 100 km. E poi si evitano i blocchi del traffico, il che non è male. Le auto firmate non sono molte, soprattutto così piccole. La Mi by Mango mi è piaciuta soprattutto per la sua impostazione al femminile e l'attenzione ai particolari, anche se da donna devo ammettere che ne avrei aggiunto anche altri. Qualche gadgetto in più può sempre tornare utile. Sceglietela comunque se siete persone attente allo stile, ma soprattutto che badano al rapporto tra qualità e prezzo.